Ciao amiche e ciao amici, come riconquistare un ex che non ti ama più? Questo video per rispondere a Patrizia che mi segue su YouTube. Ora, per riconquistare un ex, se tu ovviamente sei una donna, che non ti ama più, devi capire, due cose perlomeno. Allora, devi tenere presente che l'innamoramento è un fatto emotivo, quindi il fatto che non ti ami più significa che la sua parte emotiva non è più coinvolta con te, quindi non gli hai più dato emozioni. E quindi lui si è sicuramente allontanato perché non prova più pathos. Il pathos è, come dire, l'ingrediente, l'humus dell'amore, dell'innamoramento, del coinvolgimento. Ora, però, ci sono anche altre due parti e ti conviene quindi, se proprio anche queste due parti sono belle che andate, hai poche, diciamo, le possibilità diventano meno, però. Se fossero tutto sommato ancora valide, puoi agire su quelle. Le altre due parti sono la parte logica, e quindi lui potrebbe vederti come la persona giusta da un punto di vista logico. Tieni presente che la parte logica di un maschio vuole una donna che è stabile, che dia affidabilità, che sia, come dire, che non abbia grilli per la testa, che insomma sia una donna che abbia caratteristiche un po' vecchio stampo, diciamo, la parte logica è quella che vuole la stabilità, quindi affidabilità. Questa è la parola d'ordine. Quindi, dimostrando affidabilità, l'ideale sarebbe che lui abbia già affidabilità verso di te, lo capisci se comunque in qualche modo si fida, ti cerca, ti chiede consiglio, affidabilità ed essere un riferimento. E poi c'è l'altra parte che invece è quella istintiva, che è interessata più che altro all'aspetto sessual passionale, all'aspetto sessuale fondamentalmente. E lì bisogna capire se c'è ancora attrazione, perché la nostra parte istintiva ha due interessi fondamentali. Uno, la sopravvivenza individuale, l'altro, la sopravvivenza della specie. La sopravvivenza della specie si espleta con la sessualità, quindi il coinvolgimento sessuale è importante perché va a prendere un terzo, diciamo. Se adesso vogliamo fare una divisione, in realtà non è proprio così, perché la parte emotiva spesso raggiunge anche il 51%, però comunque la sessualità ha anche la sua valenza. Quindi, se diciamo così, ci sono queste due parti ancora integre, conviene sempre entrare da quella logico-razionale, quindi dare affidabilità, introdurre poi la sessualità. Successivamente togliere la sessualità, perché nel momento in cui togli dai emotività, quindi devi fare una specie di triangolo: entro, ti do affidabilità, quindi divento un riferimento, eccetera, eccetera, e tanto attizzo la tua sessualità, faccio sesso e te lo tolgo, perché nel momento in cui lo faccio, comunque gratifico la parte istintiva, nel momento in cui te lo tolgo, gratifico la parte emotiva. Se tu riesci a mettere in atto questa strategia nel modo giusto, diciamo che in linea di principio il percorso che bisogna fare per riconquistare un ex che ha detto che non ti ama più, fondamentalmente. Quindi in questo modo vai a toccare tutte e tre le parti, e soprattutto la parte mancante quando togli, perché la parte emotiva gode quando gli si togliono, spesso non quando gli si dà. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!